Ciao a tutti, sono Anna e benvenuti al mio canale. Oggi sto parlando solo in italiano, come un vlog, una giornata tipica per me, ma solo in italiano. E su... Di solito faccio cose diverse ogni giorno, ma mangio, vado fuori. Faccio yoga. Non lo so se questo video sarà interessante, ma non è importante. Allora, cominciamo. Mi piace dormire fino a tardi la domenica, ma alla fine mi alzerò lentamente. Anche mi piace guardare fuori perché la vista è bellissima. E poi rifaccio il letto perché mi fa stare bene. Poi bevo molta acqua per aiutare la mia digestione. Buongiorno. Adesso la mia voce è un po' strana perché mi sono appena svegliata, ma non è importante, ok? Andiamo. Adesso ho bisogno di lavarmi i denti e possibilmente dopo mi laverò la faccia. Sì. Tu sei bella, tu sei bella. La formazione della mattina. Dio mio, la luce è forte adesso. Ok, mi dispiace perché adesso non posso vedere niente. È soleggiato oggi. Adesso è tempo per meditare perché ogni mattina dopo mi sono lavorata i denti è importante per me a fare una meditazione. E allora è tempo per quella. Ogni mattina dopo la mia meditazione mi piace ascoltare la musica, ma è divertente per me avere una breve festa di danza da sola. Ma penso che dovrei suonare la musica italiana perché questo video è solo in italiano. Dio mio. Ok, allora, non ho wifi. Ok. Una bella canzone per ballare. Ok, adesso ho qualche cosa che voglio fare. Penso che farò due cose. Primo, farò il tè allo zenzero, zenzero fresco. Anche scriverò nei miei quaderni. Ogni giorno mi piace fare una lista, si chiama cosa da fare. Penso che è importante di scrivere le cose dentro la mente. Per me è difficile quando ho molte cose qui, ho bisogno di lasciarle fuori la mia mente. È difficile a spiegare quella cosa in italiano e anche dovrei
preparare colazione. Andiamo. Devo stare zitto perché non lo so se la mia coinquilina si è svegliata. Ma c'era un problema perché lo zenzero era ammuffito. Non era bello. Ma non è importante perché ho tè di zenzero, anche ho tè di curcuma. Curcuma sarà buono. È delizioso. Allora, voglio fare colazione perché adesso sono le 9. Sono le 9 della mattina. Cosa farò per colazione? No, lo so. Potrei fare i pancakes. Forse preparerò. Ok, forse farò l'avena. Ho bisogno di prenderle prima di mangiare. Questo è la vitamina D3. Non mi piace il sapore, è orribile. E questa è vitamina B12. B12 è importantissimo per le vegane. I vegani, è giusto? Tutte le due. Ok, e adesso è tempo per cucinare. Farò fiocchi di avena e inizierò con l'avena. Non lo so come misurare in italiano. Penso che mezza tazza di avena. Perfetto, assolutamente delizioso. Mangiamo! Ho appena finito di mangiare la mia colazione e anche ho fatto un po' di compiti, ma adesso penso che andrò allo studio di yoga per fare una lezione di yoga. Voglio fare esercizio, ma non voglio fare esercizio. Andrò lì e ci vediamo dopo. Tempo per fare yoga. Yoga. Andiamo allo studio di yoga. Amo la domenica perché domenica è un giorno tranquillo. Ho appena finito yoga. Adesso i miei capelli è veramente pazzi. Adesso sto bevendo questa bevanda. È meravigliosa e deliziosa con CBD. Cookie dough congelato. Dovrei mangiare pranzo, e per pranzo ho fatto un'insalata. Questo pane è con la farina di einkorn. Mamma mia, assolutamente bellissima. Mi dispiace perché dico le stesse cose. Ho paura quando parlo in italiano. Dico le stesse cose perché è più facile per me. Non ho bisogno di pensare troppo e mi dispiace, miei amici italiani. Mi sedio sul divano di nuovo. Andrò fuori
per hammocking. Sono tornata a casa mia, e adesso ho bisogno di insegnare yoga alle 4:30. Ciao! Ho insegnato yoga e adesso voglio mangiare cena. E la mia amica Sofia vuole andare a un ristorante che ha i burritos e cibo messicano. La mia amica Sofia è il suo marito. Il giorno è quasi fatto. Era una giornata bella. Oh Dio mio. Prima di lasciarvi, ho pensato che ho potuto suonare una canzone italiana per voi. Mi piace suonare la chitarra e anche cantare, ma non sono bravissima, ma non è importante a me. È tempo per finire questo vlog. E grazie mille per aver guardato e ascoltato. E pubblico ogni mercoledì. Non dimenticare di iscriverti e anche dammi un mi piace. E lasciare un commento e anche non dimenticare che la terra è il tuo parco di gioco. Ci vediamo presto, tanti baci, ciao. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. You'll find her beauty goes much deeper. Once you get to meet her.